Eccoci qua, buongiorno, puntata numero 6, mi pare, di The Banking. E oggi tratterò la storia della Grecia, che probabilmente era la puntata più attesa, o una delle più attese sicuramente. Sulla Grecia, innanzitutto, bisogna dire una cosa. La storia della Grecia è complessa, la storia degli ultimi 10 anni di Grecia è molto complessa. Potrebbe in realtà essere evasa con poche parole, la Grecia si è salvata per effetto degli aiuti che ha ricevuto, però la narrazione di questi anni, soprattutto dopo la grande crisi del 2011-2012, purtroppo ha generato un'invasione, un profluvio di notizie false e notizie talvolta totalmente inventate, notizie esagerate su quello che è successo alla Grecia, da parte, devo dire la verità, un pochino di tutte le forze politiche, addirittura un pochino da parte di gran parte delle testate nazionali e internazionali. Ovvero si racconta sempre una parte del fatto, di quello che è successo, non si racconta mai tutto e alcune volte, come dicevo, le notizie sono totalmente inventate. Non si tratta tanto e solo di prendere un pezzo e farne una narrazione, farne un racconto. Si tratta a volte proprio di non capire quello che è stato quell'evento, quella vicenda, e su questo costruire molta speculazione politica, molta speculazione giornalistica, che poi spesso le due cose coincidono, e quindi far sembrare i fatti diversi da quelli che sono. Mi ha colpito molto il fatto che in questi giorni, in cui si discute di aiuti europei, una delle argomentazioni contro il MES utilizzata dal nostro Premier Conte è stata quella di ricordiamoci che cosa è successo alla Grecia. Ecco, ricordiamocelo, però ricordiamocelo per davvero. La vicenda, ripeto, è molto complessa, comincia verso la metà degli anni 90, forse anche prima. Però prima degli anni 90 è difficile ricostruire i dati, perché mancano, perché gli archivi nazionali e internazionali sono difficili da recuperare, magari anche non particolarmente significativi da recuperare. Però è una storia che viene da lontano e che poi si risolve appunto con questa mitologia secondo la quale la Grecia, a prescindere che fosse un paese benestante o meno, ricco o meno, è stata massacrata dalla cosiddetta austerity. Come sempre ho preparato delle slide, stavolta saranno un po' più complesse e meriteranno qualche parola in più di approfondimento. Ci sarà anche qualche passaggio tecnico, un po' più ostico rispetto a quelli che abbiamo visto nelle altre puntate. E come sempre poi le slide saranno messe a disposizione. Ah, anzi, vi annuncio, che stiamo finalmente arrivando a conclusione dell'elaborazione del nostro sito, per cui stiamo prevedendo che ci sia, oltre il link ai vari video che facciamo, anche una sorta di repository in cui si potrà trovare il materiale che utilizziamo noi tutti di Libri Oltre le Illusioni per spiegare le cose come stanno. Quindi facciamo uno sforzo anche di produzione, non soltanto di produzione di slide, ma anche di produzione di lavori. Vedremo anche se riusciremo a fare qualche paper sugli argomenti più vari. Quindi poi all'interno del sito, quando sarà online, troverete tutto. Intanto, come al solito, per queste slide, così come ho fatto per Germania e Olanda, e anche il debunking sugli anni 80 italiani, sui miei social troverete tutto, pubblicherò tutte quante le slide. Ripeto, in questo caso le slide vanno un pochino commentate, perché il grafico, il numero non dice tutto. Vi prego di seguirmi con attenzione e, a proposito, un appello che non faccio mai e che anche con gli altri ci dimentichiamo spesso di fare: mettete like sul video o, se non vi piace, mettete il dislike, fa niente, però dateci un segno della vostra partecipazione. Bene, allora, dicevo Conte, per manifestare la sua come dire, la sua posizione, che peraltro non è particolarmente chiara. Cioè, nel senso, Conte è cominciato, se lo ricordate, mi pare che lo diciamo già,
nel mese di febbraio ancora chiedeva l'intervento del MES, poi dopo, richiamato evidentemente dal suo principale azionista di maggioranza, che è il Movimento 5 Stelle, che è fortemente contrario, per ragioni che o sono ideologiche o stupide, o entrambe le cose, contro il MES, ha fatto più volte degli interventi che l'hanno portato a dire il MES è cosa brutta. MES è cosa brutta e sporca, e appunto ricordiamoci che cosa ha fatto, non abbiamo dimenticato che cosa ha fatto alla Grecia. Una precisazione che ci tengo a fare, io ho scritto, lo vedete qui a destra, la troica ha imposto povertà alla Grecia, perché questa è la narrazione corrente. Intanto non è detto che ci sia la troica, cioè la troica è un organismo immaginario, che però non esiste, ma nel sentire comune così viene definito, composto da tre soggetti, uno dei quali, senza il quale non sarebbe troica, è il Fondo Monetario Internazionale, che nel caso della Grecia è intervenuto, poi lo vedremo dopo, ma che non è detto che intervenga in questo caso, cioè nel caso della nostra crisi da Covid, per l'emergenza legata a questa crisi economica gigantesca che si sta rivelando a causa del Covid. Tant'è vero che nelle discussioni di questi giorni si è sempre invocato un sistema di aiuti europeo e mai che venisse dall'IMF. Quindi senza IMF non c'è troica. Nel caso della Grecia, ripeto, c'è stato, ma adesso lo vedremo. Allora, Conte sul MES ha detto questo: non abbiamo dimenticato la Grecia. Bene, cominciamo a raccontare che cosa è successo in Grecia. La Grecia entra nell'euro, cioè comincia ad adottare l'euro il 1 gennaio 2001. Per poter entrare nel sistema della moneta unica c'è bisogno di un percorso che deve essere fatto da una serie di parametri, sono oltre una trentina, non vale la pena naturalmente di elencarli tutti, ma quelli più famosi sono quelli noti come convergenza ai parametri di Maastricht. La prima cosa che guardiamo, che possiamo osservare, è che in quegli anni, vedete, io ho preso il 95 e poi l'ho portato fino al 2008, ma adesso ci concentriamo nei primi 5 anni, quelli che vanno dal 95 al 2000, la Grecia aveva un debito non in linea con i parametri di Maastricht, però tutto sommato abbastanza contenuto, vedete che oscilla fra il 100, il 105, 106, 107%. Grosso modo era quanto era l'Italia, così come l'Italia aveva proposto per entrare nel gruppo dei paesi fondatori un percorso di convergenza, promettendo delle riforme che avrebbero reso il bilancio pubblico più sostenibile, pur in presenza di parametri che erano fuori dagli standard di Maastricht, anche la Grecia fece più o meno lo stesso. E la Grecia, in virtù di questo impegno a tenere sotto il controllo il bilancio pubblico, riuscì ad entrare quasi subito, quindi 1 gennaio 2001, nell'area comune euro. Da questa parte vediamo qual era il deficit. Vedete che il deficit aumenta 95, 96, 97 in percentuale sul PIL e cresce fino al 2000. Dopodiché dal 2000 comincia a decrescere. Questo è un passaggio molto importante, poi vedrete quanto è importante successivamente. Perché toccato questo picco di periodo nel 2000, poi comincia a scendere fino ad arrivare, vedete, nel 2004 a livelli che sono ancora elevati rispetto al benchmark che noi abbiamo sempre, sempre in mente. Anzi no, scusate, sto leggendo al contrario, qui bisogna guardare la scala di destra. Fino al 2000 il deficit diminuisce. È ancora elevato, dicevo, rispetto ai parametri che abbiamo in mente, quello famoso del 3%, che è convenzionale, ma che andrebbe poi analizzato, poi un giorno lo faremo, e quindi dimostra di fare i compiti a casa, così come si suol dire, cioè di voler convergere verso certi parametri. Dopodiché, passato il 2000, la tensione si allenta, certe cose cambiano, poi vedremo che cosa cambia. Il deficit, scala di destra, ripeto, ricomincia a salire per posizionarsi fra l'8 e il 9%.
Andiamo avanti. Gli altri dati li vedremo poi più tardi perché entreremo nel vivo della presentazione. Quindi nella scala di sinistra avevo messo il GDP in valori assoluti. Allora, che cosa succede? La Grecia non ha una storia molto lineare, molto tranquilla di politica. Senza andare troppo indietro negli anni, diciamo che nonostante l'abbiano inventata loro, il livello di democrazia in Grecia negli ultimi decenni non è mai stato particolarmente elevato, trasparenza e così via. Non sono cose degne di un paese che faccia parte dell'Unione Europea, almeno di come vorremmo che fosse l'Unione Europea, poi non è l'unica. Comunque, lo scontro politico era abbastanza violento, c'era un presidente uscente, un premier uscente, che era Kostas Karamanlis, di Nuova Democrazia, e contro il presidente uscente si presentò Giorgi Papandreou del PASOK, del Partito Socialista, che vinse le elezioni del 2009, vedete anche con uno scarto abbastanza significativo. Con la vittoria di Papandreou cambia immediatamente o quasi immediatamente lo scenario. Che cosa succede? Allora, c'è da dire che negli atti della Commissione Europea si trovano alcuni rilievi sulla attendibilità o meno dei dati macroeconomici pubblicati dalla Grecia. Si raccomandava spesso trasparenza, si diceva in questi atti che alcuni numeri sembravano strani, tra virgolette, e si raccomandava appunto che la Grecia verificasse bene i numeri che venivano passati poi alla Commissione, i numeri di finanza pubblica che venivano passati alla Commissione. Nell'agosto del 2010 un economista greco, Andreas Georgiou, del Fondo Monetario Internazionale si presenta per fare un servizio al paese, racconta lui, non abbiamo motivo di non credergli onestamente, come candidato presidente dell'Istituto di Statistica Nazionale Greco, l'Elstat, e diventa presidente. Immediatamente dopo cominciano a accadere all'Elstat delle cose strane. Georgiou denuncia di sentirsi isolato, denuncia addirittura un tentativo di hackeraggio dei suoi file, della sua posta elettronica. Decide per ribattere, perché vede anche lui puzza di bruciato all'interno dei numeri che vengono forniti dall'Istituto di Statistica, decide di fare personalmente, con persone di strettissima sua fiducia, le analisi statistiche sui numeri di finanza pubblica. E lui combatte una sorta di guerra interna all'interno dell'Istituto di Statistica e denuncia soprattutto che i conti sono stati truccati. I conti pubblici che vengono dichiarati dalla Grecia per entrare nell'area euro sono falsi. Che il deficit non era il 6%, ma era l'11, era il 12, che con i nuovi conti nazionali, a seguito delle verifiche di alcuni fatti che erano successi, ne cito uno che non è particolarmente significativo, perché però ha un'incidenza sul bilancio pubblico, che sono le Olimpiadi del 2004 di Atene. Alcuni numeri erano stati o nascosti o valutati male e così via. Piccola parentesi sulle Olimpiadi 2004. Qualche mese fa un carissimo amico, Marco Ardemani, mi chiese di fare un intervento ad un convegno che aveva lo scopo di analizzare costi e benefici delle varie Olimpiadi. Io, non potendo partecipare perché avevo altri impegni, gli avevo riportato uno studio della Oxford University
sui costi reali delle Olimpiadi e sull'overrun che c'è stato in quasi tutte le Olimpiadi, sia estive che invernali. L'overrun della Grecia non è particolarmente significativo, nel senso che è grande come numero assoluto, ma rispetto ad altre Olimpiadi non è che c'è stato un aumento dei costi rispetto al preventivato così grande. Mi pare che sia intorno al 40% quello della Grecia, mentre ci sono altri episodi di Olimpiadi in cui i costi sono lievitati del 100, del 200, addirittura del 700%, mi pare, soci. Però certamente sui numeri di una finanza che è piccola, quella greca, perché l'economia greca è in valori assoluti molto molto piccola, uno sforamento di 3 miliardi, di 2 miliardi e 9, quanto era, comunque aveva una sua incidenza. Però questo è un esempio, perché poi tante cose non andavano nella contabilità pubblica greca. Quello che succede a Georgiou, e lo ricordo, dedico una parte di questo speech a lui, è perché quello che è successo è veramente incredibile. La politica tutta, compresa parte del PASOK, ha contestato quello che diceva il presidente dell'Eistat. C'è chi ne ha chiesto la carcerazione e chi l'ha citato in giudizio presso la Corte Suprema. Adesso il sistema greco non lo conosco, ma si trova tutto quanto su Wikipedia e su vari articoli che sono stati pubblicati anche in Italia sulla storia di Georgiou. Viene condannato per aver danneggiato l'interesse nazionale. C'era addirittura chi chiedeva pene, i partiti di estrema destra in particolare, chiedeva pene pesantissime, come il carcere a vita, per lui che in fondo aveva fatto il suo lavoro e aveva denunciato una cosa che poi si è rivelata assolutamente vera. Una cosa che fece e che fu il campanello d'allarme, poi dopo, fra una o due slide lo vedremo meglio, iscrisse a bilancio pubblico uno swap che era stato comprato nel 2000 dall'allora governo greco. Uno swap che dopo vi spiego a cosa serviva. Dopo la condanna, lui è tornato negli Stati Uniti e ha sempre rivendicato la giustezza di quanto aveva fatto, di quanto aveva denunciato, e la comunità scientifica internazionale si è schierata dalla sua parte. E c'è stata molta solidarietà verso di lui, così come alcuni in Grecia lo considerano un traditore della patria, nella comunità scientifica internazionale viene indicato addirittura come un eroe, vittima di ingiustizie, di violazione dei diritti umani. È bene ricordarlo perché questa è una delle parti più brutte della storia greca. È una delle cose che tu pensi che in Europa o in un mondo occidentale come quello che pensiamo di vivere, non accadono più, è una roba più da anni 20 o anni 30, eppure è successo solo pochi anni fa qui in Europa, nel cuore dell'Europa. Allora, dicevamo, nel 2000 il governo greco aveva acquistato, in realtà si era fatto proprio confezionare, da Goldman Sachs, qui manca una S, scusatemi, da Goldman Sachs un cross-currency swap, denominato Simitis swap. La costruzione di questo swap pare sia avvenuta, su questo non si trova tantissimo in rete, pare sia avvenuta a livelli di cambio fittizi. A cosa serviva lo swap? Fondamentalmente, poiché i vari stati nell'emissione di debito sovrano possono, e talvolta lo fanno, indebitarsi anche in valuta diversa, il debito prima dell'euro era ovviamente in dracme. La dracma non è mai stata una moneta particolarmente stabile. Quindi stati che si trovano in quelle condizioni preferiscono spesso e volentieri, per rendere più appetibile il proprio debito, le proprie emissioni, indebitarsi in monete di riferimento. Molti si indebitano ancora in monete di riferimento come il dollaro. Paesi extraeuropei potrebbero indebitarsi in euro e così via. Il currency swap serviva fondamentalmente ad iscrivere a bilancio una partita che non era chiusa, perché lo swap si chiude soltanto con la chiusura appunto della posizione swap,
e quindi quel debito in dollari usciva dal bilancio temporaneamente. Ovviamente queste sono operazioni segrete. In Italia, per esempio, abbiamo visto fare cose del genere, non so se qualcuno se lo ricorderà ancora, io me lo ricordo non proprio precisissimo, però ricordo che ci scrissi qualcosa, credo per Noi from America, anni fa, di uno swap comprato da Monte dei Paschi di Siena, che aveva proprio l'effetto desiderato di occultare una parte delle passività. Inoltre, il bilancio greco era formato, diciamo, in modo naif, diciamo così. Alcune spese non comparivano. La spesa militare è sempre stata tradizionalmente molto elevata nel bilancio greco, eppure le spese militari non comparivano. Alcune spese sanitarie non comparivano, debiti contratti verso fornitori della pubblica amministrazione non comparivano, le garanzie rilasciate a favore di privati, oggi si parla tanto di questo sistema di controgaranzia statale dei debiti dei privati, è una cosa che si è sempre fatta, oggi lo scopriamo perché è una delle misure che più o meno tutti gli stati colpiti dal Covid stanno prendendo, quello di rilasciare controgaranzie pubbliche verso debiti privati. Ecco, quelle garanzie non comparivano nel bilancio pubblico, eppure sono delle passività, e così via. C'erano molte cose che dal bilancio venivano occultate, oppure diminuite di impatto nel bilancio pubblico greco. Molti sono dilettati a fare un conto di quanto veniva occultato. Io ho provato a fare un conto in questi giorni e il valore che mi è uscito, ma sicuramente insufficiente, perché tra l'altro risalire alla contabilità pubblica nazionale dopo tanti anni, soprattutto con dati che sono stati modificati, oppure che archivi che sono difficili da trovare, beh, pensate che l'Elstat, è vero che ci sono le traduzioni in inglese, però l'Elstat si ferma al 95, e poi molti altri documenti, quelli circolari, soprattutto i più vecchi, non si trovano in lingua che non sia quella greca. È stato veramente complicato. Ma io sono riuscito a scovare circa 48 miliardi di occultamento di passività occultate nel bilancio pubblico. Quanto sono 48 miliardi? Sono già tanti in valore assoluto, sarebbero tanti anche per un'economia forte come quella italiana. Pensate quanto sia forte in un'economia come quella greca, che è enormemente più piccola di quella italiana. C'è un'altra cosa, su questo diversi organismi internazionali sono intervenuti spesso, compresa l'Europa, ma non soltanto l'Europa, penso all'OCSE. La Grecia ha sempre avuto tassi elevatissimi di evasione fiscale. Tutte le classifiche di evasione fiscale la Grecia è sopra l'Italia. Purtroppo dopo ci siamo noi, attenzione. Addirittura calcola l'OCSE che l'evasione IVA è superiore al 29%. Sono famosi alcuni quartieri di Atene, dell'Atene Bene, in cui vivono quelli che chiameremmo very important people, persone comunque sicuramente benestanti, che hanno yacht, che fanno gli armatori e così via, che dichiaravano redditi assolutamente risibili. L'evasione fiscale era tollerata o ben non combattuta. In ogni caso, in quegli anni, il tasso di evasione fiscale era veramente molto, molto elevato. Poi, poiché tutto il mondo è paese, questa è una cosa che abbiamo visto anche, che vediamo purtroppo ancora anche da noi, in periodi di elezioni si allargano i cordoni della borsa. Si elargiscono prebende, si elargiscono sussidi, si elargiscono trasferimenti, si assumono persone. Il governo Karamanlis, che ricordo era uscente, prima delle elezioni assume nella pubblica amministrazione 160.000 persone. Infine, e questo è molto significativo, forse addirittura più degli altri, il sistema pensionistico greco era un sistema non in equilibrio. Era particolarmente generoso, sia nei numeri, nella quantificazione degli assegni pensionistici. Si andava in pensione fondamentalmente con l'ultima retribuzione in Grecia, mentre noi sappiamo che in tutti i sistemi occidentali, compreso quello nostro, l'assegno di pensionamento è una media fatta su diversi parametri, naturalmente,
però fondamentalmente è una media della contribuzione di NA, o della contribuzione oppure del reddito, se il sistema non è contributivo ma retributivo. Cioè si prende un arco temporale più o meno ampio, fra intorno ai 20 anni generalmente, ma può essere anche tutta la vita lavorativa, come nel caso della piena attuazione della nostra riforma Dini, si prende questo arco temporale e si fa la media indicizzando il risultato ad un certo parametro, che nel caso nostro è la media dell'incremento del PIL degli ultimi 5 anni. Invece no, in Grecia si andava in pensione con l'ultima retribuzione. È un sistema evidentemente molto generoso. Sotto questo aspetto, un sistema generoso sugli anni di contribuzione utili per andare in pensione. Ma soprattutto, una cosa incredibile, veramente incredibile, è che la categoria di lavoratori usuranti era particolarmente estesa. C'è chi ha calcolato, mi pare che anche questa volta sia l'Ocse, che c'erano ben 580 categorie di lavoro considerate usuranti. Per cui con il lavoro usurante si poteva andare in pensione molto prima di aver maturato i requisiti che vedete scritti sopra. Infatti uno degli alert che venivano sistematicamente lanciati al governo greco da parte delle autorità era quello di tenere sotto controllo la spesa pensionistica e fare delle riforme anche prima degli interventi in aiuti. Questa è una cosa che veniva detta anche prima, perché esattamente come potrebbe venire, come probabilmente avverrà per l'Italia, la curva dei pensionamenti non sarà sostenuta dalla base di chi contribuisce con i propri oneri sociali, con gli oneri contributivi. Questo tutto prima che arrivasse la Troica a imporre determinate riforme. Quello che voglio dire è che il bilancio della Grecia era truccato da una parte, ma era fatto soprattutto di sperequazioni dall'altra, in cui la spesa pubblica, soprattutto un certo tipo di spesa pubblica, non era sotto controllo. Quindi la Grecia era a rischio. Se non fosse stato per effetto dei debiti nascosti, sarebbe stata comunque a rischio nel medio periodo. Qui ho preso dei dati Elstat, dove ripetiamo quella cosa sul deficit e vedete come a cavallo fra il 2006, 2007, 2008, fino al 2009, 2010, esplode, cioè viene qui sono in valori assoluti e in valori percentuali rispetto al PIL, emerge tutta questa parte di deficit corrente che era stata nascosta. Due parole su altri dati che possono essere interessanti, ma che non sono particolarmente significativi per quello che stiamo facendo, ma è comunque importante saperlo. Il GDP per capita, come vedete, la Grecia non è mai stato un paese ricco. La Grecia ha avuto sempre livelli di prodotto interno per capita piuttosto bassi rispetto agli standard nostri. Questo in dollari, preso dal solito sito Fred, che mi dà sempre una grande mano, sia per la varietà che sia di dati che per la possibilità di intrecciarli e di fare delle correlazioni. Questo è il dato a valori dollaro costanti, dollaro 2010. Vedete che il livello è stato per lungo tempo sotto i 20.000 dollari per capita. Cresce, guardate un po' che succede, cresce con una curva che prima non si era mai vista, proprio quando la Grecia entra nell'euro. Dal 2000 fino a poi arrivare al momento in cui si scoprono i conti e poi torna a scendere. Però non è sceso sotto quei valori, attenzione, ricordiamoci questa cosa perché poi riguarda in qualche modo anche l'Italia. Questo invece è il GDP a prezzi correnti, a prezzi di mercato. Anche qui vediamo più o meno lo stesso andamento, anche se un po' più lineare. Ovviamente il GDP decresce in modo anche violento, in valori assoluti, subito dopo l'emersione della crisi. Ma la cosa più importante, più interessante, sempre preso da Fred, è vedete come il rapporto debito-PIL cresca in modo inusitato in un arco di tempo brevissimo. Perché? Ora, per fare questo salto di debito dal 110 al 180%, farlo in 2 anni è
cioè, ci vuole uno shock, ci vuole una pandemia magari, o una guerra, o un altro grave evento esterno, più che interno, che distrugge l'economia. No, questo grafico ci dice indirettamente esattamente quello che stavo raccontando. C'era una parte di bilancio che era nascosto, quando emerge il bilancio, emergono i veri numeri, e i veri numeri ci dicono che in realtà il debito greco, il debito su PIL greco, non era 110, ma era prossimo ai 180. Ok, adesso andiamo un po' su qualcosa di meno intuitivo. Qui ho raccolto il totale delle spese, sono le colonne, come sempre io faccio in valori assoluti e valori percentuali, valori assoluti per dare anche una dimensione del fenomeno economico che stiamo osservando e valori percentuali per ovviamente rapportarlo alla realtà economia. E in particolare mi sono concentrato sulle totale delle spese e sul totale delle spese per le cosiddette social securities, all'interno delle quali ci sono una serie di voci. Purtroppo, ecco, un problema che ho riscontrato è che l'Elsat non dà le voci disaggregate. Purtroppo la maggior parte delle voci, delle poste di bilancio le dà aggregate, è difficilissimo trovare i dati disaggregati, sarebbe stato molto interessante. Purtroppo, pur cercando, non sono riusciti a trovarli, però questa fotografia ci dice comunque abbastanza. Ci dice che la curva di crescita è abbastanza correlata all'andamento del PIL, ci dice che quando il PIL comincia a crollare, quando comincia a crollare, la curva non si arresta subito, inverte la tendenza, ovviamente con ritardo, quando vengono prese le prime misure, ma rimane comunque superiore alla percentuale precedente, alla percentuale che aveva precedentemente. Quindi la narrazione che le spese sociali sono state tagliate di netto, cioè che è stato azzerato il welfare, è completamente falsa. Il welfare pesa in generale nel bilancio greco oggi più di quanto pesasse 10 anni fa, 15 anni fa. Poi le spese sociali ricominciano a salire, ma anche questa è una cosa su cui faremo un piccolo inciso poi più tardi. Allora, sul tax rate, cioè su quella cosa che dicevo prima, delle tasse evase dalla popolazione greca, sono andato a cercare alcuni paper dell'epoca fatti dall'Ocse, che di solito è molto precisa nel seguire queste partite. Allora, vedete che in quegli anni il tax rate greco è sotto la media Ocse. Ora, considerando che i paesi OCSE sono tanti, ci sono paesi con tassazione molto bassa, stare sotto media, ovviamente l'Italia è ovviamente sopra OCSE, è inutile dirlo. La Grecia ha un tax rate piuttosto basso, direi significativamente basso, poi cresce quando bisogna fare un consolidamento fiscale per quello che sappiamo essere avvenuto, cioè per la messa in sicurezza dei conti pubblici. Infatti si allontana poi molto dalla media OCSE. Oggi la Grecia è sempre sotto l'Italia, però si è avvicinata molto all'Italia, siamo intorno al 39%, mentre l'Italia è superiore al 40%, pare sia 42,1 l'ultimo dato, adesso non vorrei dire una sciocchezza, misurato secondo gli standard OCSE. Comunque in quegli anni la Grecia era un paese particolarmente friendly per i taxpayers, che pagavano mediamente aliquote molto basse. Questa è una cosa molto interessante, invece, riguarda esattamente quello che dicevamo a proposito dell'evasione. È stato stimato, questo è il tax efficiency, vedete che la Grecia è sotto l'Italia, purtroppo noi siamo, quando c'è da stilare una classifica dei migliori o peggiori, noi siamo sempre nella parte bassa. Quando si parte ad osservare i migliori, siamo sempre nella parte alta quando si tratta di osservare i peggiori. Noi siamo molto vicini alla Grecia, la Grecia è poco sotto di noi. Questo per il tax efficiency
riguarda in particolare l'IVA. E a proposito dell'IVA, c'è da dire che lì la Grecia primeggia, perché è stato calcolato che il tasso di evasione IVA sfiora il 30%, intorno al 29%, ultimi dati calcolati in un paper del 2019 su dati 2017. Tutto quello che racconto si trova in rete, poi mi sforzerò di mettere anche i link agli studi che sto citando. Anche lì noi siamo secondi per evasione IVA. Ci sono anche paesi che uno non si immaginerebbe abbiano un tasso di evasione IVA così elevato. Però la Grecia in questo senso primeggia e l'Italia purtroppo è molto molto vicina alla Grecia. Quindi, ricapitolando, c'è anche un problema di raccolta di gettito fiscale che in Grecia avveniva in modo, diciamo così, approssimativo. L'ultimo dato su questo paragrafo è quello sulla shadow economy, sull'economia sommersa, quella non osservata e che si può calcolare soltanto attraverso metodi statistici. Anche qui guardate chi c'è al primo posto, Grecia, e guardate chi c'è al secondo posto, Italia. Meglio non commentare. Ok, quindi arriva il momento in cui, per tutto quello che abbiamo raccontato, la Grecia si scopre ad avere pochi soldi in cassa. Il governo Papandreou, che nel frattempo si è insediato, e quindi non è che arriva dall'Europa o dai cattivi tedeschi, olandesi, italiani, spagnoli, francesi, è il governo Papandreou che dice aiutateci, non abbiamo più soldi. A questo punto gli eventi precipitano, perché qui c'è un'accelerazione incredibile degli eventi. Quando tu annunci di non avere soldi in cassa, si genera un effetto domino molto violento di abbandono degli investitori o dei risparmiatori dal tuo debito pubblico. L'Europa non era preparata a far fronte a situazioni di stress come questo e come quelli che poi sono avvenuti successivamente. Sotto certi aspetti lo stress da Covid è più semplice da gestire perché degli strumenti ci sono e c'è anche un'esperienza fatta in anni passati di erogazione di aiuti sotto varie forme. Quella era la prima grande crisi che si doveva affrontare. La crisi 2008, 2007, 2008 e parte 2009, quella legata, importata dagli Stati Uniti, con i mutui subprime era cosa diversa. Sì, c'era necessità di ricapitalizzare tante banche. Magari un giorno faremo un debanking anche su alcune cose che si raccontano su quegli anni, che io ho vissuto in una trading room, tra l'altro, quindi un po' di esperienza diretta ve la posso raccontare. Dicevo, l'Europa non era preparata a questa cosa e infatti la prima risposta dell'Europa è stata molto lenta, o almeno lenta rispetto al precipitare degli eventi. In assoluto non è stata lentissima, ma sicuramente lenta rispetto alla velocità con cui gli eventi si sono succeduti. Non esistendo un sistema di safe europeo, perché non esisteva il MES, non esistevano altri strumenti, bisognava costruirli questi strumenti, i primi aiuti chiesti alla Grecia sono stati oggetto di trattative bilaterali. Cioè, per fare un esempio, la Grecia, il ministro delle finanze greco chiama il ministro delle finanze italiano e dice: senti, mi servono soldi, perché i soldi di cui ho bisogno dovrei prenderli a mercato, il mercato mi sta girando le spalle o mi chiede tassi di interesse più elevati, tu mi faresti un prestito a determinate condizioni. Quindi trattative bilaterali. Gli aiuti da parte dei paesi dell'area euro arriveranno, poi vedete, perché ho fatto anche una tabella in cui ci sono anche i valori espressi arrivati tramite questo tipo di trattativa. Vedete, il 2 maggio l'Eurogruppo annuncia un programma di aiuti triennali per 80 miliardi, di cui i primi 30 erogati nel primo anno. Quando succede che un paese annuncia, si scopre di non avere soldi in cassa e di dipendere fondamentalmente
dagli aiuti che arrivano dall'esterno, e sui mercati è il panico. Sui mercati è il panico. Trovare risparmiatori investitori che ti prestino i soldi, a maggior ragione se poi il tuo debito viene considerato junk, quindi esce dalla fascia investment grade, viene considerato debito spazzatura, è veramente complicato. Non che non si piazzi debito junk, però un effetto, l'abbiamo raccontato a proposito degli scenari post-Covid che riguardano anche l'Italia, è quello che le istituzioni più importanti devono liberarsi per regolamento del tuo debito. Quindi vendita causa ulteriore deprezzamento dei titoli e quindi ancora difficoltà a piazzarli. La Grecia è arrivata ad un livello nel 2012 in cui decennale il bond, il nostro il BTP corrispondente, che in viale si chiama PSI, pagava il 33,7%. Se fate un attimo mente locale a quanto paghiamo noi e quanto ci lamentiamo nel nostro spread al 2,50, che ci causa una spesa per interessi molto elevata, beh, immaginate che cosa significa pagare quei livelli di interessi. 33,7%. Questo nel 2012. Successivamente a questo, i titoli greci escono dal mercato. Il mercato non li prezza più. Non avere titoli di debito da piazzare sul mercato significa una cosa fondamentalmente: che gli impegni presenti e futuri di spesa devono essere sostenuti dalle tasse. O lo Stato incassa tasse, oppure non ho i soldi per pagare le pensioni, per pagare i fitti degli uffici pubblici, per pagare il reddito dei dipendenti pubblici e così via. È una situazione drammatica, dalla quale si esce soltanto in un modo. Si esce con gli aiuti, con la solidarietà di altri. I titoli greci torneranno sul mercato soltanto a seguito dei primi tre programmi emessi da quello che poi è diventato l'ESM, che prima si parlava FSF, e prima ancora degli aiuti chiesti al Fondo Monetario Internazionale e tramite bilaterale agli altri paesi dell'area euro. Qui ho fatto una scaletta un pochino temporale per inquadrare gli eventi. Vedete che nel luglio 2015 tutti questi documenti, ripeto, si trovano facilmente in rete sui siti istituzionali della Commissione dei vari organismi interessati. Nel luglio 2015 si raccomanda di nuovo di preservare l'indipendenza dell'Istituto Ellenico di Statistica perché i conti devono essere trasparenti. Ancora una volta, soprattutto in presenza di un governo mi verrebbe da dire ostile, non mi viene un termine diverso, diciamo ostile in una prima fase all'Europa, come era quello di Tsipras, si chiedeva appunto che i conti fossero trasparenti, fossero aderenti alla realtà, fedeli alla realtà. C'è stata anche un'altra cosa, io ho estratto un punto. Alcuni prestiti del MES sono stati utilizzati anche per ricapitalizzare le banche. Nel dicembre 2015 furono ricapitalizzate due banche, adesso non mi chiedete il nome, non me ne ricordo, una era in totale 37 dei miliardi complessivamente raccolti in aiuti sono stati utilizzati per rimettere in piedi attraverso ricapitalizzazione il sistema bancario ellenico, che è un asset fondamentale di un paese, il sistema bancario, lo sappiamo. E una parte significativa di quei prestiti è servito a tenere in piedi il sistema bancario. Nelle cronache dell'epoca si ricorda la corsa agli sportelli dei correntisti che cercavano di andare a prendere quanto avevano in banca, e il sistema bancario stava per implodere su se stesso. Sarebbe stato dramma che si aggiunge a dramma. Il complesso degli aiuti che poi sono passati fondamentalmente sotto la regia del MES si conclude positivamente nell'agosto del 2018. È un anno e mezzo e più che la Grecia è fuori dagli aiuti, nel frattempo è tornata ad avere accesso al mercato, addirittura è tornata alla crescita, ma poi lo vedremo. Riguardo quel periodo,
Riguardo quel periodo, c'è da dire anche un'altra cosa, che di solito non viene conteggiata negli aiuti, ma che secondo me va conteggiata assolutamente. Era chiaro che il debito non fosse sostenibile. Un debito che arriva al 180% con un'economia così piccola, un'economia che dipende esclusivamente, non in parte, ma esclusivamente dagli aiuti che arrivano con l'esterno, non è un'economia sostenibile. Negli aiuti per cui io metto anche i due default che sono stati fatti sulla Grecia. Qui si scontrarono all'epoca due posizioni. Francia e Italia sostenevano che gli aiuti erogati dovessero utilizzati per pagare i creditori. Badate bene, nella retorica sovranista, quella nostra, quella tutta italiana, di cui molti sono fieri, si contesta il fatto che gli aiuti erogati vengono erogati fondamentalmente per ripagare i creditori. Ok? Per cui chi lo fa, chi lo pensa è cattivo. Ah, ma come, gli aiuti non vanno direttamente alla popolazione che è affamata? No, vanno a pagare le banche che probabilmente sono creditrici di quelle posizioni. Guardate un po', proprio l'Italia sosteneva che una parte degli aiuti doveva essere utilizzata per pagare creditori. Invece il Fondo Monetario Internazionale, quello cattivo, e la Germania, quella cattiva per eccellenza, sostenevano invece che era meglio tagliare la testa al toro, in particolare fare il ricatto, ovvero tagliare il debito pubblico, perché tanto quei soldi non si sarebbero mai visti. Ora, è la Germania che è leader in Europa? Sì, da un punto di vista economico e anche politico sicuramente sì. La scelta di tagliare il debito e quindi per i creditori le banche tedesche spesso vengono evocate, ma dopo entreremo meglio nel dettaglio su questo capitolo relativo alle banche tedesche e francesi. Ebbene, la Germania disse: è meglio tagliare il debito. È meglio che i creditori, comprese le banche tedesche, ma non soltanto quelle tedesche, anche quelle italiane, che erano possessori di debito greco, avessero una decurtazione. E infatti nel marzo del 2012 fu approvato un taglio del debito del 53,5%. Era il periodo in cui i titoli greci non avevano accesso al mercato. Secondo taglio, pochi mesi dopo, a novembre 2012, dopo che la Grecia aveva annunciato di non riuscire a restituire una rata di un prestito IMF, mi pare che fosse intorno a 1,5 miliardi, insomma. Francamente non ricordo, ma queste sono le dimensioni, sicuramente. Cioè non riusciva a rimborsare 1,5-1,6 miliardi. Si decise anche di rinegoziare, quindi secondo default, con i creditori, nuova scadenza per i titoli in portafoglio e un taglio del tasso di interessi. Cioè i creditori dovevano rinunciare a una parte degli interessi che erano nel titolo e dovevano accettare una ridefinizione della scadenza, una nuova maturità. Nel complesso sono stati cancellati dal debito greco 126,6 miliardi, che non è poca cosa, che non è poca cosa. L'economia greca va al 185, eh? More or less sono 185 miliardi. 126 miliardi di titoli greci sono stati cancellati dal debito. Qui ho fatto la tabella di cui vi parlavo. L'ho divisa per emittente, vedete che il primo istituto, quello che poi è stato assorbito dall'ESM, dal MES, l'FSF, che io spesso ricordo quando mi trovo a parlare in varie situazioni del funzionamento di questi organismi europei, è quello che ha fatto la parte più grande. Ha erogato alla Grecia un totale di 130,9 miliardi. Il MES ha fatto 61,9 miliardi di esborso. I paesi euro nel loro complesso, attraverso i bilaterali, hanno fatto 80 euro di prestiti, l'IMF soltanto 30, totale 302,8. E appunto andrebbero aggiunti gli effetti dei default. Che cosa succede dopo? La Grecia, l'ho accennato prima, ricomincia a crescere. La Grecia mette i conti in ordine e, guarda caso, ricomincia a crescere. Poi magari vediamo a quale prezzo, ma comincia a crescere. Cioè, ricomincia a crescere il PIL. Oggi il PIL greco, oggi,
fino a ieri in realtà, fino a dicembre 2019, adesso vedremo quale sarà l'impatto dell'epidemia anche su di loro, cresceva del 2,5%, molto più di quanto non cresca quello italiano. È andato in avanzo primario, ha ridotto il deficit, è rientrato in determinati parametri e ha anche cominciato a ridurre il rapporto debito-PIL. Lo vediamo nell'ultima riga. Questa è una cosa molto importante, l'avevo già fatta vedere, credo quando abbiamo parlato con Dino di MES, di come funziona, una cosa molto importante è questa qui, cioè come il sistema degli aiuti europei abbia consentito ad un paese che aveva un pessimo rating e una scarsa fiducia da parte dei mercati a ritornare sui mercati a tassi relativamente bassi. Ora, relativamente ci sta tutto perché un tasso prossimo al 5, anche se poi è diminuito su alcune curve della durata, addirittura c'è stato un periodo in cui i titoli greci avevano uno spread inferiore a quelli italiani. Vabbè. Questi sono tassi relativamente bassi, sicuramente molto bassi rispetto ai picchi. Il grafico sta a dimostrare come certi aiuti ti consentano di indebitarti a tassi che sono sostenibili. Allora, sono state messe delle condizioni. Ora, per qualcuno in Italia le condizioni non ci devono essere a prescindere, senza neanche fare una valutazione di merito se sono buone, se sono sostenibili, se sono sbagliate. Non ci devono essere. Tu mi dai soldi, tu mi presti i soldi, magari meglio se non me li presti ma me li regali, e io poi ne faccio quello che voglio. E questa è una posizione, secondo me non legittima, ma è una posizione. Secondo altri, le condizioni poste alla Grecia sono state troppo pesanti. Ora, sono state troppo pesanti, sì, nella maniera in cui sono pesanti condizioni che ti consentono, dopo anni di bagordi, anzi, ti impongono, dopo anni di bagordi, di mettere i conti a posto. Se tu esci da una situazione, vuoi uscire da una situazione in cui non hai cassa per fare nulla, devi evidentemente fare misure di riforma strutturale della tua macchina fiscale, devi fare misure di contenimento della spesa pubblica, di razionalizzazione della spesa pubblica, devi ristrutturare il tuo mercato del lavoro, devi ristrutturare il tuo, diciamo anche riconvertire una parte dell'economia o migliorare alcune dinamiche economiche. Per esempio lavorare sulla produttività, fare riforme per la produttività. Questi sono i programmi dell'FSF. Vado avanti, vi faccio vedere che è molto simile anche i programmi che cosa prevedevano le condizioni degli aiuti ESM. Che sono inferiori perché qualcosa era stato già fatto. Comunque sul sito dell'ESM, se andate a vedere, se andate a cercare conditionality, troverete tutto, potete leggerli, sono anche alcuni documenti che possono essere scaricati per verificare cosa è stato chiesto e che cosa non è stato chiesto. Per farlo, e qui io ho scritto nel titolo, faccio un appunto a Gabriele Guzzi su come si fa informazione, degli amici su Facebook qualche settimana fa mi hanno girato un video di Gabriele Guzzi, devo dire girato molto bene. Io Guzzi non lo conosco personalmente. L'ho incrociato quando tempo fa scrisse un elogio del reddito di cittadinanza per Econopoli. Noi di Liberi Oltre non rispondemmo direttamente, ma chiedemmo agli amici di Tortuga se avevano voglia di scrivere un controarticolo su quello che sosteneva Guzzi, che poi, guarda caso, è entrato a far parte del gruppo degli economisti. Lui credo che sia dottorando o qualcosa del genere. Francamente non lo so. Sicuramente un ragazzo che ha studiato. Però sostiene delle cose molto spesso che fanno a pugni con la logica. E lui poi non si volle confrontare sulle cose che affermava. Allora, Gabriele Guzzi fa un video, devo dire, girato molto bene, contro il MES, per dimostrare che il MES è cosa brutta,
che il MES, per esempio, ha posto delle condizioni terribili. Adesso esco un attimo dallo share, ha posto delle condizioni terribili alla Grecia. Vi faccio vedere, vediamo se lo prendo. Facciamo così, lo prendiamo da qui, vi faccio vedere che cosa di fatto racconta Guzzi. Ricordatevi quell'elenco di misure che sono state prese. Speravo che il link partisse automaticamente, invece no, ci devo andare direttamente. Ecco qua, conditionality. Ce l'andremo a guardare velocemente perché il video già dura molto e non è cosa buona e giusta. Ok. Share screen. Perfetto. Adesso arriva. Dovrebbe essere arrivato. Gabriele Guzzi non apre tutti questi record. Gabriele Guzzi dice, guardate quanti ne hanno messi. E comincia a fare lo scrolling. Guardate, no, è una cosa infinita, giustamente. Ci vuole anche molta pazienza per fare una verifica di questo tipo. Qui dentro, io la verifica l'ho fatta, perché in questo periodo ho un po' di tempo a disposizione. Qui c'è un po' tutto. Qui non c'è soltanto, queste non sono condizioni. Questi sono i record per le condizioni che sono state poste alla Grecia, compresa anche una cronologia, cioè quando è stato fatto questo, quando è stata fatta questa raccomandazione, quando è stata fatta la verifica, quando la Grecia ha risposto positivamente o negativamente o rimandando e così via. Queste non sono le condizioni, queste sono la descrizione per ogni condizione di quello che è stato fatto e di quello che è stato controllato. I documenti e così via. Il carteggio che c'è stato fra le varie autorità greca e quella dell'ESM. Perché una cosa che ho sempre sostenuto, per fortuna, contrariamente a quello che viene raccontato, autorità come commissione oppure fondi come l'ESM sono completamente consultabili. Chiunque può fare le verifiche. Conoscendo un minimo di inglese, può andare a verificare se le cose che vengono raccontate, vengono dette, sono vere o non sono vere. Questa è una grande opportunità che si ha. Purtroppo qualcuno preferisce non farlo. Allora, ricapitolando, sono state emesse sì condizioni anche pesanti alla Grecia, ma era assolutamente necessario. La Grecia non aveva denaro. La Grecia sarebbe morta, così come la conosciamo noi, se non ci fossero stati gli aiuti. Gli aiuti sono stati tanti, sono stati complessi naturalmente, sono stati, se vogliamo, anche efficaci, perché poi una volta rimesso in ordine quello che è l'andamento della macchina economica, tante cose devono essere ancora fatte, ma fondamentalmente sono rimesse in ordine, la Grecia ha ricominciato a crescere. E quella curva che, ricordate, ho fatto vedere all'inizio, del reddito pro capite e del prodotto nazionale lordo, prodotto interno lordo, chiedo scusa, ha ricominciato a salire. È effetto degli interventi di aiuti? Sicuramente sì. È effetto delle condizioni che sono state poste? Io direi di sì. Quando rendi efficiente una macchina, quella macchina va più veloce e va meglio. Ha avuto un prezzo? Indubbiamente sì. Ha avuto un prezzo perché certe comodità che venivano riservate alla Grecia, alla popolazione greca, come quella delle pensioni che abbiamo visto, non ci sono più. Anche se su quel fronte la Grecia ancora qualcosina dovrebbe, un piccolo sforzo dovrebbe farlo. Adesso, sperando di aver esaurito i temi, quelli complicati, o meglio, quelli un po' più generici, più generali, in cui ci sono molte variabili da prendere in considerazione, mi sono concentrato su alcune affermazioni che fanno politici che con la bufala e con la fake news sono,
sono avvezzi. Ripartiamo con lo share e vi faccio vedere un bel simpaticone che voi tutti conoscete, che è Alessandro Dibba di Battista, il quale Dibba una volta, ogni volta, per ogni volta che parla dice due minchiate. Perché è proprio abituato così, perché tutta la sua, il suo successo mediatico, politico e anche editoriale è fondato su concetti molto semplici, non verificati. Allora, Battista l'ha detto più volte, l'ha ricordato anche ultimamente, sempre a proposito del MES cattivo, quello che uccide le persone, quello che fa cose terribili. Battista rilancia una vecchia notizia, vecchia perché non è affatto nuova, che è la mortalità infantile aumentata in Grecia del 43% grazie all'austerità degli ultimi anni. Mortalità infantile in Grecia aumentata del 43% per effetto di quelle condizionalità che abbiamo visto. Io ho chiamato questa parte argomenti emozionali perché fa male leggere che i bambini muoiono, no? Fa male a tutti, ci mancherebbe altro. Però la notizia, diciamo che non è precisa. Anche qui ci vuol poco a fare un po' di verifiche. È aumentata la mortalità infantile? Allora, sono andato sul sito della World Bank. Il sito della World Bank, anche questo molto, molto interessante, molto grande, effettivamente ci fa vedere, io ho messo il dato, questo cos'è, 1960, guardate, il dato per mille nascite, guardate dove era solo pochi anni fa la Grecia, quindi con tassi di mortalità molto elevati, pensate agli anni 80 e 90, effettivamente c'è un piccolo incremento in quest'ultima parte, che poi sono andato a riportare qui, accorciando il periodo di osservazione, dove si vede molto meglio l'incremento. Cioè il tasso di mortalità infantile cresce dopo il 2011, passa dal 3,4 più o meno, spero che si veda grafici un pochino piccoli, 3,4, intorno al 3,7-3,8%, per poi ricominciare a scendere. Continuiamo ad osservare questo dato. Questa è l'aspettativa di vita che si stabilizza, anche qui c'è l'aspettativa di vita cresce in effetti negli anni in cui si dice che, dice di Battista, ma poi vedremo che non è che se l'è inventata lui la notizia. L'aspettativa di vita cresce fra 2010, 11, 12, 13, 14, poi scende un attimo, poi torna a salire, poi diventa stabile. L'assunto che viene fatto, anzi no, racconto prima come è nata la cosa. Ho provato a ricostruirla perché ne avevamo parlato alcuni mesi fa, credo forse un anno fa, con Liberi Oltre con Michele, Gianluca e Thomas, credo anche che Thomas ci avesse fatto uno speciale, visto che lui è l'esperto di queste cose. Perché la cosa era venuta fuori in questo modo. Fubini, che tra l'altro fa parte del vice direttore del Corriere della Sera, giornalista molto conosciuto, molto seguito, e così via, aveva in un'occasione detto che aveva occultato quei dati che erano la dimostrazione di come l'austerity, la cosiddetta austerity, avesse fatto male alla Grecia, per evitare che quel dato, quell'informazione, venisse usata dai sovranisti per fare propaganda contro. Scandalo, così via, i dati vanno utilizzati. Quel dato era stato raccolto da un articolo di Lancet nel 2000, forse fine 2014, inizio 2015, ed era già stato debancato. Come era stato debancato? Semplicemente
Allora, tu osservi un fenomeno, ok? Una volta osservato il fenomeno, devi andare a vedere se c'è non soltanto correlazione rispetto a quello che è il tuo punto, la tua variabile di riferimento, ma anche se c'è soprattutto causazione. Allora, di questo aumento di mortalità infantile, che abbiamo visto non corrisponde all'aspettativa di vita, di questo aumento di mortalità infantile non si è trovata nessuna causazione. Non c'è. Allora, non sappiamo se il tasso di mortalità infantile è salito dal 3,4 per mille al 3,7 per mille o 3,8 per mille per effetto dell'austerity, poi vi devo dimostrare come c'entri l'austerity, ma potrebbe essere dovuto a qualunque altro effetto, a qualunque altra causa. Potrebbe essere dovuto, che so io, boh, adesso siamo, visto che va di moda perché siamo presi dalla pandemia, potrebbe essere un'esplosione di influenza particolarmente aggressiva sui minori, potrebbe essere tante cose. La causazione, cioè la causa che ha prodotto quell'effetto, non è mai stata identificata, almeno a quello che so io, e ho fatto una ricerca abbastanza ampia su quelli che sono le cause. Poi non sono esperto demografico, ci mancherebbe, non voglio fare il lavoro che non è mio, né esperto epidemiologico o di sistemi sanitari, eccetera. Io guardo i numeri. Nei numeri, tra l'altro, nei numeri, quelli relativi alla spesa per sanitaria, tra l'altro questa cosa non si vede. Torniamo a condividere e ripartiamo dalla diapositiva corrente. Eccola qua. La spesa pubblica sanitaria, sia in valori assoluti che in valori percentuali rispetto al PIL, non è affatto diminuita in Grecia. Questi sono dati presi dall'Istituto di Statistica greco, che oggi dovrebbe fare. No, questi non sono dati presi dall'Istituto di Statistica, sono dati presi dall'Eurostat, chiedo scusa, che è vero, lavora sui dati che vengono rilasciati dagli istituti di statistica nazionale. Però sono dati Eurostat questi qua. Allora, la spesa pubblica sanitaria in Grecia, che non è elevata in assoluto, mi pare sia fra il 7 e l'8% della spesa totale, ma su questo numero non ci giuro perché francamente non me lo ricordo, non ho visti tanti. Comunque, la spesa pubblica sanitaria greca sale invece di scende dal 2012 in poi. Purtroppo non esistono dati precedenti sul sito dell'Eurostat. Però, poiché quell'incremento della mortalità infantile, osservato di mortalità infantile, accade nel periodo, appunto, che stiamo vedendo adesso in questo grafico, 12-15, vedete che non c'è neanche la correlazione con la spesa pubblica sanitaria. Per cui l'affermazione fatta da Di Battista e da altri è totalmente fasulla. È totalmente fasulla. Perché se una correlazione ci deve essere, o una causazione ci deve essere, semmai deve essere con la spesa pubblica o eventualmente con la qualità della spesa sanitaria. Inoltre, questo l'avevamo già visto a proposito del MES, quando ho fatto quel video con l'amico Dino Parrano, disciplinare gli interventi a favore di stati che ne facessero richiesta, il MES dice: tutti gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria. Infatti, l'assistenza sanitaria non viene colpita da tagli, viene colpita da tagli degli sprechi, se sono evidenti, evidenti. Anche se è opportuno ricordare che poi non c'è nessuno che, né dal MES né da qualunque altro organismo, che viene nei tuoi conti e dice devi tagliare questo. Dice il MES o qualunque altro organismo, presentami un piano in cui tu scegli che cosa tagliare e io vedo se è sufficiente. Altro argomento emozionale, questo ovviamente piace molto alla gente che piace molto, alla gente che piace.
Salvini se n'è uscito recentemente con il 95% degli aiuti alla Grecia sono andati alle banche tedesche e francesi. L'abbiamo già smentito prima, ma andiamo un attimo nel dettaglio e poi ci avviamo alla conclusione, perché questo video idea che sia durato già molto, ma penso che fosse importante dilungarci un po' più del previsto, perché, ripeto, la massa di menzogne che vengono raccontate sugli aiuti alla Grecia è veramente gigantesca e probabilmente non finisce. Allora, poi io ci ho messo anche Borghi, perché Borghi a giorni alterni rilancia una balla sulla Grecia, compresa l'ultima che abbiamo visto. Addirittura Borghi, pensando di fare l'economista, ci aggiunge anche dei numeri, entra più nel dettaglio, poi vai a vedere e smonti anche il dettaglio. Lui oltretutto viene dal mondo bancario, quindi certe cose dovrebbe conoscerle, e peggio mi sento dover commentare Borghi. Allora, i fatti. Qua il lavoro più interessante e più efficace che ho trovato è un lavoro fatto da Fabio Colasanti, che è un economista oggi in pensione, ma che lavorava per la Commissione, e che nel 2016 ha pubblicato un bellissimo paper che si chiama Financial Assistance Greece, in cui appunto fa i conti proprio dettagliati di ciò che è avvenuto e di come sono stati utilizzati i programmi di aiuti dedicati alla Grecia. Si può trovare una bella sintesi di questo lavoro di Colasanti in un articolo pubblicato da Roberto Perotti su lavoce.info il 6 dicembre 2019. Colasanti, appunto, facendo questa analisi di dettaglio, trova che 36 miliardi è la somma andata a privati tedeschi e francesi. 36 miliardi, ricordiamoci che siamo a 224 complessivi, no? Di quelli erogati. Ma che cos'è questa quota? Era una quota andata a privati tedeschi e francesi che avevano sottoscritto i titoli greci. Altri 30 miliardi sono stati invece versati, è stato deciso proprio dall'Eurogruppo, di darli ai sottoscrittori di titoli greci per far accettare quel default, quell'haircut, di cui abbiamo visto prima la profondità, 53,8% di taglio del debito pubblico. Per cui si dice ai sottoscrittori di titoli che stanno per veder tagliato il loro portafoglio di una percentuale importante, superiore al 50%, distribuiremo 30 di questi miliardi di aiuti, nella massa complessiva di miliardi di aiuti, per ristorarvi in qualche modo. Ma la cosa più interessante è questa, è l'ultima. Abbiamo detto prima che noi partecipiamo all'ESM, evidentemente, partecipiamo a tutte le altre forme di sostegno europeo che ci sono. Intanto è vero che nel nostro bilancio pubblico, lo ricordo spesso, c'è una voce che è il bilancio al lordo dei sostegni e il bilancio al netto dei sostegni versati a questi organismi. Quindi anche l'Italia ha fatto la sua parte nell'aiutare la Grecia. E il lavoro molto interessante di Colasanti è questo. Degli aiuti dati alla Grecia, dall'Italia, quanti sono andati a ristorare francesi e tedeschi? Bene, vedete, ai francesi e tedeschi sono andati 2,9 dei nostri miliardi. La quota invece di Francia e Germania andata a noi italiani è stata 3,7 miliardi. Ok. L'altra bufala, credo che sia l'ultima, mi scuso per la lunghezza, ma ripeto, credo che fosse indispensabile fare un video così lungo. Al governo greco, queste sono parole di Borghi, al governo greco è andata una percentuale minima, 10% degli aiuti. Anche qui facciamo due conti. 87 miliardi, sempre con la Santi, sono serviti per riacquistare debito dai creditori. Cioè, chi aiuta dice: guarda, il tuo debito me l'acquisto io. Ok? Il tuo credito. Tu sei creditore della Grecia, che probabilmente non ti ripagherà o ti ripagherà con un haircut profondo. Mi compro io il tuo credito e quindi ti pago.
37 miliardi sono andati alla ricapitalizzazione del sistema bancario, 52 per ripagare i creditori privati e 30 per convincere, come dicevamo prima, i creditori ad accettare le carte. Ora, questi sono aiuti, anche se non vanno direttamente al governo greco, a parte il fatto che non corrisponde la cifra del 10%, perché se pure facessimo la somma di questi andremmo, quanto? 60% più o meno. Se io, te debitore, ti do dei soldi che ti consentono di eliminare il tuo debito, quelli sono aiuti lo stesso, quelli sono soldi che dovresti dare. Quindi il fatto che vengano utilizzati per liberare il debitore principale di un onere pesante che magari non riuscirà a sostenere, invece di darli direttamente al Ministero del Lavoro greco, non sposta i fatti. A parte, e aggiungo anzi, che poi le cifre date dalla propaganda, in questo caso leghista, sono cifre completamente campate in aria. Ricapitoliamo, adesso abbiamo finito anche perché sono stanco. La Grecia aveva toccato il bilancio, tollerava l'evasione fiscale, pensava, spendeva a fior di risorse a fini elettorali e non solo. Le casse si stavano esaurendo, ha chiesto lei aiuto, senza l'aiuto non sarebbe andato avanti. Non avrebbe avuto i soldi perché la Grecia incassa. Dunque, il totale delle revenues mi pare che sia da tasse, mi pare che sia, abbiamo detto che intorno al 38%, 38-39% del PIL, che è 185 miliardi oggi. Quindi, cioè, con quello che avrebbe incassato il gas, non avrebbe ripagato veramente nulla. Complessivamente, l'Europa, composta dagli euromembri, composta dai due organismi, ESM e FSF, hanno prestato alla Grecia oltre il 125% del prodotto interno lordo 2017. Le condizionalità non sono altre che quelle che abbiamo già visto a proposito di MES, quando abbiamo trattato l'altra volta il capitolo delle bufale sul MES, che sono quelle contenute nei regolamenti 1176 e 1174. Non ci torno oltre perché le abbiamo già viste e poi sono lì, si possono leggere. Sono i famosi aggiustamenti macroeconomici che vengono richiesti a chi abbia bisogno di aiuto. Bene, sono un po' stanco. Lo scopo di questa lunga puntata è quella di toccare la maggior parte possibile degli argomenti che vengono utilizzati a proposito della Grecia. Probabilmente non si esauriscono tutti qui, ma fare una panoramica ampia e soprattutto individuare i punti significativi della vicenda greca, che ripeto è una vicenda triste e per certi versi dolorosa, è molto importante. Spero di aver fatto un buon servizio in modo da dare strumenti a chi si trova sui social a litigare sulla Grecia affamata dall'Europa, strumenti per poter dire no, fermati un attimo, le cose non stanno esattamente così. Quello che mi è raccontato dai politici e da qualche giornalista che intanto sulla Grecia torna, purtroppo, è fasullo. Spesso del 100% fasullo, altre volte, come raccontavo in introduzione, è fasullo per una parte, che però quella parte fasulla ti stravolge il senso di ciò che stai raccontando. Io vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi eventi, alle prossime registrazioni di Libri Oltre. Ricordatevi di mettere like. Grazie. Ciao.